70 years after the Universal Declaration of Human Rights, and a century after the end of the First World War, we can choose to leave 100 years of war behind us and look ahead to a thousand years of peace. The objective is the gradual extinction of wars from the planet through the affirmation of a culture of pacified relations. For this reason, we must urgently pass on to the leaders and the citizens of the world the skills that can positively transform conflict and produce endless benefits. Leaders for Peace is the name of the three year campaign we are launching today. Per noi, eh, qui alle Nazioni Unite, è un'occasione unica, celebrare il settantesimo anniversario della eh, Dichiarazione Universale dei diritti umani, portando rondine in questa bellissima sala dell'ECOSOC, simbolica, dove si discute di, di sviluppo. E lo sviluppo è uno dei tre eh, pilastri attorno ai quali lavorano le Nazioni Unite, assieme alla pace e appunto i diritti umani. Rondine è un esempio eh, di come mettendo insieme giovani di culture diverse, eh, di eh, situazioni eh, diverse, eh, di situazioni in conflitto, eh, si può attraverso il dialogo eh, superare eh, quella, quel sentimento di inimicizia eh, sul quale poi si fondano eh, tante situazioni eh, di, eh, di conflitto appunto. L'Italia sostiene esempi come, come Rondine, eh, che, hanno, che sono portati dalla società civile, che si rivolgono alle giovani generazioni eh, e questo secondo noi è proprio il modo di tenere eh, come dire, alta la bandiera dei diritti umani e di garantire che questa dichiarazione che ha vissuto per 70 anni continui a vivere e continui a eh, creare quello per cui è stata. Eh, pensata eh, e cioè una situazione in cui tra, con il dialogo, con il superamento delle differenze, delle discriminazioni eh, si possa vivere un futuro di pace. È un'occasione unica, veramente bella. Dopo 20 anni di vita Rondine a celebrare qua il suo ventesimo anno, nei 70 anni della Dichiarazione dei Diritti Umani. Giovani che vengono da luoghi di guerra, nella loro concretezza con coraggio, da 20 anni si incontrano a Rondine e con loro abbiamo intuito che potevamo fare qualcosa di importante, cioè mettere a punto un metodo di trasformazione dei conflitti che oggi, grazie alla rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite, possiamo offrire a tutti gli Stati, perché si diffonda e perché gli Stati possano fare un passo, piccolo passo, però molto concreto di avanzamento verso una cultura concreta dei diritti umani, che non possono avanzare finché la cultura del nemico dilaga.